Si è conclusa ieri a Laverna la terza edizione della International Summer School di The Economy of Francesco. I giovani economisti benedetti da Papa Francesco che lavorano, fanno studi, indagini, ricerche, progetti per migliorare l'economia, soprattutto in favore delle persone più deboli. Noi, come vi anticipavo qualche giorno fa, abbiamo intervistato fuori dalla diretta Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi e Presidente di The Economy of Francesco, quindi vi propongo l'intervista registrata appunto con lui qualche giorno fa. È con immenso piacere che ci colleghiamo adesso con Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, nonché Presidente di The Economy of Francesco. Buongiorno e ben trovato, Eccellenza. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Siamo davvero felici di questo collegamento perché con i giovani di The Economy of Francesco state facendo cose straordinarie. Il motivo di questa chiamata è innanzitutto in ragione del fatto che dal 1 al 6 settembre sta svolgendo la terza edizione della Summer School, dell'International Summer School di The Economy of Francesco, per cui tanti giovani sono al lavoro sui temi dell'economia e che l'economia appunto si tira dentro. Stiamo parlando di oltre 50 giovani che vengono un po' da tutto il mondo, quindi un gruppo che continua a immaginare e a lavorare per un mondo migliore. Sappiamo che è difficile, ma non vogliamo rinunciarci. Ma certo, sono stato con loro una mattinata l'altro giorno ed è stato veramente un tuffo nella giovinezza, nella speranza, nella voglia, nella determinazione di mettere mano, come il Papa ha chiesto, a questo mondo migliore anche sotto il profilo economico. Sono ragazzi stupendi, capaci di fantasia, capaci di sogno e poi vogliosi anche di fare qualcosa di concreto. Il tema che stanno sviluppando in questo arco di giorni è un tema che non si ritrova facilmente nei libri di economia. È un tema, direi, tipicamente francescano. Sotto il cui orizzonte si sviluppano poi una serie di presupposti e soprattutto una serie di conseguenze. Ecco, il tema è detto in latino l'homo mendicus, l'uomo mendicante. Noi abbiamo nella storia dell'economia una tendenza a parlare dell'homo economicus, ma l'uomo che fa economia è un uomo che fondamentalmente è un uomo bisognoso di tutto e che tutto riceve. E questo è il senso dell'espressione, che è un'espressione sostanzialmente di tono evangelico, incarnata in modo speciale da Francesco d'Assisi e adesso fatta rimbalzare anche sul mondo dell'economia. Se non ci rendiamo conto, non prendiamo coscienza e non tiriamo le conseguenze del fatto che siamo tutti bisognosi, mendicanti di senso, di bellezza, di speranza e poi di cose, di tante cose che non ci appartengono in prima battuta, perché le riceviamo e dunque sono un dono. Ecco, se non prendiamo coscienza di questo, non si imposta bene il discorso economico. Sì, se vogliamo, Eccellenza, l'uomo economico è insaziabile nell'accezione negativa del termine, incontentabile, quasi inconsapevole, mentre il mendicante è consapevole di quello che ha, di quello che non ha e forse apprezza di più. Certo,
Naturalmente qui non dobbiamo andare col pensiero ai nostri fratelli, alle nostre sorelle che per situazioni esistenziali molto difficili sono costretti ancora a pietire, a tendere la mano. Quelle sono situazioni che vanno assolutamente superate, perché quel tipo di mendicità è un tipo di mendicità che non è degna della persona umana. E bisogna che l'umanità se ne faccia carico. Qui andiamo a un livello più profondo, quel livello per cui ognuno di noi si pone di fronte alle cose, tutte le cose, con questa coscienza che esse sono un dono, esse sono una realtà che noi riceviamo da Dio, riceviamo dai fratelli, e dunque, essendo una realtà dono, sono anche una realtà da gustare, da accogliere, da rispettare, da promuovere. Cioè noi possiamo fare quello che vogliamo come se ne fossimo i padroni in assoluto. Quando arrivano dentro il raggio della nostra proprietà, noi le accogliamo come un regalo che viene dall'alto, viene da Dio, e dunque si crea un clima diverso tra le persone quando abbiamo questa coscienza. Si crea un animo diverso dentro le persone quando abbiamo questa coscienza. Non ti senti più quello che deve e può spadroneggiare sulle cose. Senti che intanto ne hai tante di cose, no? Di regali immensi dei quali nemmeno ti ricordi. Poniamo, ecco, vi parlo qui dal luogo del vescovado dove Francesco si spogliò di tutto. Qui si spogliò di tutto quello che aveva, lui, uomo ricchissimo di questa città di Assisi, si spogliò di tutto. Ebbene, quando si spogliò di tutto, cominciò a sentirsi ricco di sole, ricco di acqua, ricco di verde, ricco di azzurro, del cielo, ricco di madre terra. Si accorse delle cose che prima aveva, di cui non si rendeva conto perché l'occhio, anche influenzato dall'occhio paterno, che era particolarmente avido, quello di Bernardone, era l'occhio che andava in fondo sulle piccole cose. Tu puoi avere anche un conto in banca smisurato, lo pensi, oggi si fanno i conti ai grandi dell'economia, e Musk si dice è il più ricco del mondo, ma Francesco avrebbe detto: no, no, il più ricco sono io, perché c'ho il sole, c'ho la luna, c'ho le stelle, ma che c'ha Musk? Cosa può avere? Un conto in banca, un po' di immobili, forse qualche yacht, forse un po' di televisioni, forse un po' di tecnologia, ma tutte cose che alla fine finiscono e finiranno con lui, e lui finirà con quelle cose che magari pretende di possedere come se fosse il suo possesso esclusivo, e alla fine della vita si renderà conto che erano cose che gli erano state date soltanto in regalo e in amministrazione. Ecco, se Ecco. noi non procediamo con questo tipo di ragionamento, sbagliamo rotta e sbagliamo mira. Sì, assolutamente sì. Anche per questo la mia riflessione di prima era indirizzata sul fatto che quanto meno abbiamo, forse più riusciamo ad apprezzare le cose. Fermo restando che le cose importanti non sono cose, come hai sottolineato tu stesso. Perdonami se ti do del tu in Prego, 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 molto volentieri. questo slancio Molto, molto volentieri. Che mi susciti, devo dire la verità, per cui ti ringrazio. All'interno della terza edizione della International Summer School di The Economy of Francesco, abbiamo detto circa 50 giovani che arrivano da oltre 20 paesi del mondo, stanno parlando anche di economia della felicità, diritti umani, innovazione, ma anche di sviluppo integrale e cambiamenti climatici. Ecco, quali segnali stiamo ricevendo dal mondo sul fatto che c'è, nonostante tutto, c'è ancora speranza, può esserci ancora speranza. Senza dubbio, i giovani di The Economy of Francesco sono un segnale inequivocabile in questo senso. Sì, direi non soltanto quelli di Cornio Francesco, tanti giovani che stanno rendendosi conto di questo grande problema che è
soprattutto il loro problema, perché è vero che se non c'è una inversione di rotta, questi eventi che sono eventi decisivi nella storia proprio geologica, meteorologica dell'umanità, peseranno soprattutto su di loro, come già stanno cominciando a pesare su di noi. E dunque è da attendersi che sia soprattutto il mondo giovanile quello che ha un'attenzione maggiore ed è un'antenna più, diciamo, pronta a captare questi segnali. E secondo me i segnali sono un mondo di persone che forse non fanno molto chiasso mediatico, però imparano giorno per giorno a cambiare stile di vita, perché si rendono conto che certe cose proprio non vanno. Ecco, pensiamo, stile di vita nei confronti dell'acqua. Quanti di noi pensiamo a quale. Così Monsignor Domenico Sorrentino, presidente di The Economy of Francesco, faceva il punto sulla terza edizione dell'International Summer School che si è conclusa ieri a Laverna e che appunto condivideva con noi anche delle riflessioni più ampie sul mondo dell'economia. Bene, ora ci fermiamo per qualche istante, ci ritroviamo insieme per andare, come facciamo ogni sabato, ad esplorare i meandri della natura. Lo faremo intanto con Padre Rinaldo e l'Orto del Convento, ma prima anche con un'intervista, un videocollegamento con Maria Cristina Leonardi, founder della Conserva della Neve, un appuntamento per conoscere ed esplorare nuove forme di arte e architettura del verde, evento che avrà luogo a Roma dal 27 al 29 settembre nel Museo Orto Botanico della Capitale. A fra pochissimo.